al 12 di novembre. Per una ricerca contro il cancro. In pochi mesi. Per una giustizia. Le facevano una la morfina. Sessuale. Ultimamente le facevano la morfina. Qui. Siamo contenti di essere qui. A maggio era stato diagnosticato? Sì, a maggio, Alessandria, quando abbiamo fatto la diagnosi, era maggio. E a maggio quando è venuto a casa da Alessandria, è venuto a casa con le sue carte tutte in regola, sì, per morire. Cosa le diceva nell'ultimo periodo? Cosa mi dicevano? Che la dottoressa e l'infermiere dicevano suo marito oggi o domani, oggi o domani. Io non lo volevo accettare. E mi fa, signora, capisce quello che le dico. E suo marito cosa diceva? Mio marito taceva sempre, non ha mai più parlato. L'ultima settimana non parlava più, si è messo a letto. E così. Facciano giustizia, non sono i soldi che contano la giustizia. Dovrebbe quello lì che ha fatto morire la gente, che ha inventato tutto sto polverino, vederlo in un letto come sono stati i malati. Una cosa troppo, troppo svelto è andato, in pochi mesi ha cominciato e è tutto finito, in pochi mesi. Mi aspetto giustizia. E lui non ha mai preso una lira di polvere, mai una pensione, mai niente. Anche se è mai stato risarcito? Mai.